Igiene Service è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Due giornate interamente dedicate all'orientamento e al futuro degli studenti albani. Questo è l'obiettivo del seminario che l'Università di Firenze ha tenuto presso il Centro Culturale de Logé per le classi quarte e quinte dell'ITC Cerboni e dell'ISIS Foresi e per le loro famiglie. Grazie al collegamento con le scuole qui dell'Isola d'Elba siamo riusciti ad organizzare questi due giorni che in qualche modo riproducano un evento per noi molto importante che è un giorno all'università che facciamo però in sede presso il nostro Ateneo e che vede, come questo evento vedrà, dei momenti di lezione tenuti da docenti delle varie aree disciplinari dell'Università di Firenze e poi vede anche momenti di formazione rivolti a genitori e insegnanti e ai ragazzi, agli studenti, su appunto sulla scelta. Io ho accettato con piacere perché mi ricordo sempre che una volta abbiamo fatto un'iniziativa per l'orientamento e un ragazzo mi disse: professoressa, però noi abbiamo più difficoltà quando dobbiamo scegliere, tant'è vero che spesso i nostri ragazzi vanno e poi cambiano facoltà, fanno una facoltà e poi... È una scelta importante quella del percorso universitario e credo che dobbiamo ringraziare l'Università di Firenze. Vorremmo che questa iniziativa, che è assolutamente importante per i nostri ragazzi, continuasse per tanti anni e anche perché i ragazzi devono assolutamente essere informati su quelle che sono le varie opzioni che l'università da loro, anche perché se si comincia a pensare per tempo a quelle che possono essere gli orientamenti universitari si riesce probabilmente a partire bene fin da subito e a non stare magari 10 anni all'università e a finire per tempo. Questa giornata credo sia una giornata importante perché è il momento in cui si incomincia a fare gioco di squadra. Tutte le prossime proposte che ci verranno fatte noi le accetteremo e le condivideremo in pieno perché i ragazzi sono la nostra forza motrice e il nostro futuro.